Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di un altro tipo di ibridizzazione. In questo caso, a differenza degli esempi visti precedentemente in cui consideravamo gli orbitali di tipo SP, in questo gruppo di ibridizzazione compare anche l'orbitale D. È evidente che questo tipo di ibridizzazione può essere effettuata soltanto da quegli elementi che contengono l'orbitale D. Vediamo un esempio, il pentacloruro di fosforo. Sappiamo che il fosforo ha configurazione elettronica, consideriamo chiaramente quella esterna, di 3s2 e 3p3, in cui sull'orbitale P abbiamo tre elettroni spaiati. È evidente che con una configurazione del genere non è possibile giustificare i cinque atomi di cloro legati al fosforo. Per cui si è visto chiaramente sperimentalmente, comunque per andare a giustificare anche la formazione di orbitali ibridi, si è quindi ipotizzato che un elettrone dell'S 3, 4 e 5 saltasse sull'orbitale 3, chiaramente D. Abbiamo detto che è possibile la ricombinazione soltanto se gli orbitali hanno lo stesso numero quantico principale, in quanto la differenza di energia è abbastanza vicina sia al 3s che al 3p. Quindi, come possiamo notare, alla fine cosa abbiamo? Abbiamo la formazione di 1, 2, 3, 4, 5 orbitali ibridizzati di SP3 e quattro orbitali del D rimangono vuoti. La molecola che struttura avrà è la seguente, cioè il fosforo come atomo centrale è legato a 5 atomi di cloro e quindi avremo una struttura bipiramidale a base trigonale. Gli angoli sono 120 e 90. Vediamo adesso un altro esempio di ibridizzazione, in questo caso l'esafluoruro di zolfo. Lo zolfo, così come abbiamo visto precedentemente, quindi ha una configurazione sempre 3s2 3p4, in cui abbiamo quindi 1, 2, 3 e 4, qui abbiamo 4 elettroni nell'orbitale P, 2 elettroni nell'orbitale S. Anche come dicevo precedentemente, questa configurazione non giustificherebbe il tipo di legame che si può generare, i 6 legami che può generare lo zolfo. Quindi assistiamo a quella che si chiama espansione dell'ottetto. Che cosa accade in questo caso? Parimenti a quanto abbiamo visto precedentemente, quindi considerando l'orbitale di tipo D, 2, 3, 4 e 5, salteranno due elettroni, uno dell'orbitale P e uno dell'orbitale S. Abbiamo già detto nella prima lezione, che invito ad andare a vedere, il fatto che possano essere promossi questi elettroni dall'S al D e dal P al D ci vuole sicuramente dispendio di energia, ma questa energia viene abbondantemente compensata dal fatto che lo zolfo può generare in questo caso due legami in più rispetto alla situazione di atomo allo stato fondamentale. Quindi, come possiamo osservare, in questo caso l'ibridizzazione è la seguente. Quindi con 6 orbitali ibridizzati SP3 D2 e rimarranno 3 orbitali D non ibridizzati. La struttura che ne deriva è la ottaedrica. Andiamo a vedere adesso l'ultimo esempio che vi propongo. Questo è un interalogeno. Gli interalogeni sono delle molecole costituiti da due alogeni. In questo caso lo iodio, come così tutti gli alogeni, ha una configurazione S2P5. Quindi hanno orbitale S completo e l'orbitale P
Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi tutti gli alogeni hanno un elettrone spaiato nell'orbitale P. In questo caso, per giustificare il numero di sette legami che lo iodio va a coordinare con il fluoro e da dati sperimentali, si è visto che abbiamo avuto una ibridizzazione. Nello stato fondamentale non è possibile giustificare sette legami tra lo iodio e il fluoro. Per cui assistiamo a che cosa? Come abbiamo visto prima, una promozione, in questo caso, di due elettroni nell'orbitale D, che adesso andiamo a disegnare. 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi abbiamo un elettrone, due elettroni e tre elettroni. Quindi, come vedete, abbiamo la formazione di sette orbitali ibridi chiamati D3SP3 oppure SP3D3. La struttura che ne deriva è una bipiramidale a base pentagonale. Anche qui, come dicevo prima, il fatto che ci sia stato quindi un'eccitazione dell'atomo che abbia comportato un salto di energia dell'elettrone dall'S al D e i due dal P al D viene compensata da un numero maggiore di atomi di legame. Ritorno anche qui a ricordare che perché si possa avere ibridizzazione è necessario che gli orbitali debbano avere stesso numero quantico principale. Non è possibile che un orbitale tipo 3 possa andare a ibridizzare con un orbitale di tipo 4. Ho messo 3, ma poteva essere 4, 2, eccetera. Bene, con questa lezione chiudiamo le varie tipologie di ibridizzazioni, volendo dire che esistono anche altri tipi di ibridizzazione tipo SD4, di tipo P3, D4, ci sono molte tipologie. Questi tipi di ibridizzazione riguardano sicuramente tutti gli elementi che si trovano nel gruppo degli elementi di transizione. Spero che la lezione vi sia piaciuta, sia stata interessante. Iscrivetevi al mio canale o schiacciate un like.